Tra te e lui, cosa succederà prossimamente? Andiamo a vedere. La prima cosa che io vedo è che il vostro rapporto è molto lento. Cavaliere di Denaro è una buona carta, però molto lenta. Quindi state andando verso qualcosa, non si sa cosa. Due di coppe parla di un rapporto corrisposto, con un sentimento corrisposto. Solo che vedete il cervello e il cuore. Qualcuno usa più il cervello, qualcuno il cuore. E nel piatto con cervello ce l'abbiamo anche rancori, rabbie, qualcosa così. Ok, quello che succederà, io vedo leggerezza nel vostro rapporto, vedo belle parole dalla parte di uomo. Positività, euforia, romanticismo, qualcosa così. Però secondo me qua non è quello che vuoi tu. Ecco, appeso 10 di spade. Tu non vuoi sicuramente un rapporto così. Può essere, da queste carte vedo che può essere che lui vive un po' così, si vive solo una volta, quello che sarà sarà, cioè non sta facendo tanti programmi, tanti progetti, magari un po' troppo irresponsabile e non prende sul serio questo rapporto e questa cosa sicuramente ti sta facendo male. Io ti vedo un appeso, magari tu ti senti un po' vittima in questo rapporto. Comunque, non è una bella cosa. E qui 6 di bastone ti consiglia di essere un pochino più sicura di te stessa, dare anche più energia, prendere questo rapporto nelle tue mani. Dovresti magari fidare un pochino di più di te stessa. Prendi e porta questo rapporto dove vuoi tu, non dipendere da questa persona, questo è il consiglio.